Nome? Pier Giuseppe. Stefano. Cognome? Felici. Fanucci. Soprannome da piccolo? Peppone. Non mi ricordo. Ero bello in carne. Età? 56, 55. 51. Luogo di nascita? Ubbia, Scheggia. Dove abiti? A Milano. Scheggia. Professione? Medico ricercatore. Insegnante e progettista e ricercatore sul campo delle energie rinnovabili. Da quanti anni? Dunque, mi sono laureato che ci avevo 25 anni, ne ho 50 e tu lo sai la matematica? Beh, 20 anni, no. 30. Dal 1986, prima con aziende private e adesso in proprio con una società mia. Tre aggettivi per descriverti. Wow. Determinato, informale, irrispettoso. Ma questo è difficile. La prossima? Quante lingue parli? Tre, l'italiano e l'inglese. Legumino come lo conti? Italiano e un po' di inglese. Sport preferito? Calcio. Formula 1. Scienziato preferito? Si chiama Bob Weinberg, è uno scienziato americano, lavora a Boston, è lo scienziato più lucido che abbiamo, l'unico che ha posto ogni singola scoperta in una prospettiva di comprensione. Ci sono cresciuto, leggevo i suoi articoli quando ero studente, ora è abbastanza anziano. Quello che mi ha colpito di lui è la lucidità. Newton? Perché Newton ha praticamente fondato la fisica moderna. Cosa sognavi di fare da bambino? Banalmente uno dice il calciatore ed è un pochino vero, ma ho capito presto che non era il caso. Il fisico. Com'è nata la passione per la scienza? Ero in un bar all'ospedale di Perugia. C'era uno scienziato americano che parlava con un medico che io conoscevo, diceva che aveva appena aperto il laboratorio negli Stati Uniti, cercava persone. Ho cercato di bere il caffè in fretta, sono uscito, l'ho aspettato, l'ho teso un agguato, gli ho detto posso venire e lì ho iniziato. Beh, durante i primi anni dell'industriale. In quale ambito scientifico servirebbero più investimenti economici? Credo che in questo momento quanto la fisica ci ha regalato nel secolo scorso è verosimile che la biologia ci possa regalare in questo secolo. Secondo me in un progetto complessivo sull'uomo. Da 1 a 10, che possibilità nel futuro prossimo di curare malattie degenerative? 5. Moltissime possibilità. Legate ovviamente a più investimenti sulla conoscenza. Importanza della famiglia? Altissima, naturalmente. Ho 9. La ricerca scientifica? 10. Ti devasta la vita. Cioè la ricerca che entra nella tua vita, non sei tu che entri nella ricerca. Questo è un problema, naturalmente, per le relazioni, eccetera. 10. Quanto sei soddisfatto del tuo lavoro? 10. 7. Importanza della divulgazione scientifica? Altissima. Da 1 a 10, 10. 10. La genetica? 11. 8, 9. La fisica? 9. In questo momento 8. L'istruzione? Tanto. 11. Il tuo idolo da ragazzo? Karl Marx. Galileo Galilei. Il tuo idolo adesso? Perché è cambiato? Richard Feynman. Cosa gli diresti se fosse qui ora? È che è andata male, ma ci si può riprovare. Beh, gli chiederei quali sono gli sviluppi della fisica nei prossimi anni. Qual è la parte più bella della tua professione? Una è il fatto che io lavoro con ragazzi. La scienza si basa sul lavoro dei PhD student, dei postdoc, sono gente che va da 25 ai 35 anni. Ed è un privilegio. L'altro è ovviamente la condivisione dei successi con chi sta male, quello ovviamente è gratificante. Applicare nella realtà tecnologie che solo pochi anni fa erano considerate inapplicabili. E la più brutta? La parte più brutta sono le frustrazioni. E le frustrazioni sono sostanzialmente legate agli insuccessi scientifici, che sono la più parte. Attimi di gloria, ma non gloria intesa come i giornali, queste cose qua che non sono gloria. Gloria significa quell'attimo in cui pensi di aver capito tutto. E quell'attimo è raro, è fugace. E quindi il problema è la frustrazione. Poi l'altro è la frustrazione di vedere una società che non è capace di pensare a queste attività per i propri giovani e per se stessa come fondamentali, per cui uno deve mendicare per andare avanti. La burocrazia che non ti consente di farlo. Tre cose che porteresti su un'isola deserta. Giornali, Tex Willer, anche qualche libro, sì, queste tre cose me le porterei. Un libro e un computer con collegamento internet, ovviamente. Terza cosa, non lo so. Fisica quantistica o determinismo? Fisica quantistica. Fisica quantistica. Monica Bellucci
o Rita Levi Montalcini? Ma sì, che domanda è questa? Monica, perché è interessante. Monica Bellucci. Cavour o Garibaldi? Garibaldi. Garibaldi. Newton o Einstein? Einstein, non scherziamo. Newton. La religione influenza il lavoro di uno scienziato? Purtroppo sì. Non dovrebbe. Non dovrebbe, ma sicuramente sì. Lavoro da solo o in gruppo? In gruppo. In gruppo. Programma televisivo preferito? Guarda, te ce ne guardo poco. Non ce l'ho. È sufficiente l'informazione mediatica? Assolutamente no. Assolutamente no. In Italia è data la giusta importanza alla ricerca scientifica? No. No. Sarà mai possibile superare la velocità della luce? Spero di sì. Assolutamente no. La figura femminile più importante della tua vita? Mi metti in competizione le mie donne? No, non ti rispondo. È una domanda a cui non posso rispondere, perché ho due figlie e una moglie, quindi. Genere musicale preferito? Rock. Anzi no, blues. Cantautori. La scoperta che ritieni più utile? Modalità di produzione di energia. La piena comprensione del funzionamento del cervello umano. E quella più inutile? Quella più inutile è la clonazione. Fantastica. Ma inutile, non serve a niente. Ce ne sono state tantissime. Una parola per... La scienza. Bella. Teoria della conoscenza. La tecnologia. Utile. Ci serve per una vita migliore, insomma. L'universo. Grande. Finito nell'infinito. Ultimo libro letto. La storia della matematica. Non lo capisco bene. Bel libro. Contro Dio, di Giulio Giorello. Credi nei miracoli? No. Vabbè, aspetta un attimo. Credo nei miracoli. Credo che possa succedere l'improbabilissimo, questo sì. Sì, se intendi questo sì, assolutamente, vivo per i miracoli. Non nei miracoli intesi nel senso della religione. E nel caso? Non spero mai nel caso, ma credo certamente nel caso. Sì. Credi in una possibile vita su Marte? Penso che non ci sia e spero che ci sia. Perché no? Credi nella superstizione? Sono un po' superstizioso, non credo nella superstizione, no. Cosa succede dopo la morte? Da un punto di vista biologico, niente. Il resto non lo so. Assolutamente niente come consapevolezza. Fai un saluto al pubblico. Ciao. 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 Ciao.